come affrontano i cittadini queste temperature elevate, abbiamo chiesto alcuni pareri. Un consiglio per il caldo, come prevenite? Bevendo molta acqua, c'è molto caldo, quindi le temperature si sono alzate, quindi è molto bene idratarsi. Ovviamente non uscire nelle ore di punta e soprattutto bere molta, 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 molta acqua. Forse magari un bagno fresco. È un po' dura, Stamattina alle 9 era già 30 gradi. Quando è mezzogiorno arriva 40 davvero. Lei come affronta queste ore di caldo? Cerco di rimediare un po' di fresco dove capita. Signora, come previene queste ore di caldo? Boh, non lo so, non le prevengo. No, sono molto serena. Le piace? Sì, mi piace abbastanza. Poi vado al mare, dai, vesto leggera, cerco l'ombra. Le piace il caldo? Mi piace il caldo, decisamente più del freddo. E si cerca di stare un pochino leggeri col mangiare, col vestire e poi comunque si suda lo stesso perché tanto è caldo, però va bene così. Come affronta queste ore? Sto nel negozio che ce l'ho l'aria condizionata e quindi le affronto molto bene. Le posso chiedere come affronta queste giornate di caldo? Che domanda retorica, come l'affronterò? Faccio un bagno al mare se posso, se no sto a casa col ventilatore perché non ho neanche l'aria condizionata. Guarda, non è semplice, sì, no, è brutta andare avanti, ecco, però purtroppo sì, le cose si devono fare lo stesso. Caldissimo, e poi lavorando al bar non ve lo auguro, con la camicia, io lavoro al caffè centrale, per carità, il pomeriggio, però dai, si sopravvive. Mare? Mare, una volta alla settimana se va bene durante il giorno libero, poi vediamo gli altri giorni. Andando al mare tra poco, sì, al mare decisamente. Le piace l'estate? Sì, decisamente sì, dai, si è fatto un po' aspettare, ma dai, vale la pena sopportare un po' di caldo in più.